Nello spazio dedicato ai giocatori della Lazio ci siamo in compagnia di Alessandro Niedu, ormai colonna difensiva del Latte Dolce. Allora Alessandro, un pareggio a Samassi che sulla carta ci poteva stare, perché questi hanno speso tanto, hanno investito tanto, però insomma alla fine un po' di rammarico, dai. Il rammarico ci sta tutto, perché comunque abbiamo cercato di gestire la partita fin dall'inizio, abbiamo avuto magari un po' di tentennamenti iniziali dovuti al fatto di essere fuori casa, essere comunque la matricola. Però ci siamo subito ripresi, abbiamo gestito la partita in modo egregio, siamo riusciti a andare addirittura sul 2-1, dopodiché un errore che purtroppo ancora qualche ingenuità personale ci può stare. Alla fine è arrivato un pareggio che sa quasi di beffa, diciamo. Certo, senti, un inizio di campionato però decisamente positivo, te l'aspettavi tu questa partenza super? Sì, comunque siamo un gruppo affiatatissimo, abbiamo degli attaccanti eccezionali, per cui penso che sia solo l'inizio. Insomma, a livello di gruppo abbiamo un ottimo gruppo, il mister ci fa fare sempre gli allenamenti specifici per il possesso palla, comunque per la gestione della partita, per cui penso che riusciremo ad andare avanti in modo buono, diciamo. Certo, senti, tu sei uno di quelli che l'eccellenza l'ha già fatta anni fa, nonostante sei comunque ancora molto giovane. E che campionato è l'eccellenza? Allora, il campionato d'eccellenza è un campionato molto difficile. In questi ultimi anni, diciamo, c'è stato un leggero calo per via dei numerosi fuori quota che devono giocare, però quest'anno credo che il livello sia un buon livello, non ci sono squadre a parte l'Olbia e l'Alghero che possano ammazzare il campionato, diciamo. Per cui noi siamo consapevoli della nostra forza, ce la giocheremo fino in fondo. Sicuramente. Senti, quest'anno hai cambiato partner difensivo, che è andato via, ha smesso Gianfranco Pilas almeno per quest'anno, è arrivato Ivan Del Rio. Che cosa cambia? Come ti trovi con Ivan? Puoi dirlo tranquillamente, tanto l'intervista non la vedrà nessuno. Con Ivan mi trovo molto bene, è ancora giovane, ha qualcosa da migliorare, però sono sicuro che riusciremo a trovare subito l'affiatamento in modo da riuscire a difendere, insomma, come l'anno scorso, cioè riuscire a prendere pochi gol. Ecco, tu ne parlavamo anche l'anno scorso, quando per esempio arrivasti a Tempio, eri molto giovane, c'erano giocatori di grande esperienza come Checchi, come Porco, insomma, e tanti altri. Ecco, se proprio dovessi dare un consiglio, se tu che comunque hai anche l'esperienza per poterlo dare, cosa diresti a Ivan? A Ivan direi di crederci fino in fondo, lottare su ogni pallone, riuscire a migliorarsi per se stesso, ma soprattutto per la squadra, riuscire a dare un contributo importante, riuscire comunque ad andare avanti, perché è un ragazzo giovane con molte speranze. Sicuramente. E l'idea dei 4 under, che effetto ti fa di avere 4 under in squadra, naturalmente la Teolcio, ma anche giocarci contro? Si può dire sia una sorta, tra virgolette, di problema, perché comunque i giovani, se sono bravi, si fanno giocare, su questo non ci piove. Il mister è uno di quelli che comunque ha sempre tenuto conto dei giovani, li ha sempre fatti giocare pur non avendone la necessità, per cui io credo che tra i nostri giovani ci sia molta concorrenza, per cui tutti si impegnano, tutti cercano di dare il massimo per riuscire a giocare poi la domenica, essere scelti dal mister per giocare. Quindi insomma, spero che anche loro ci diano un grosso contributo per riuscire a andare bene in questo campionato di eccellenza. Sicuramente. Senti, stanno tutti salutando là in fondo, no? C'è Omar e gli altri che stanno... No? Però niente baci, allora come ti spieghi questa... Volevo salutare i Bomber, Omar e Andrea, Billedo De Rudas, il nano malefico Mura, mi hanno chiesto gentilmente. Ecco, mi accontento. Vabbè, chiudiamo questa intervista con un saluto. Grazie Alessandro, come al solito, gentilissimo. Grazie a te. Un grande bocca al lupo per la partita di domenica. Buona settimana di allenamento. Grazie. Alessandro.